Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andremo a preparare il tiramisù alla cannella. Adesso vi spiego tutti quanti i passaggi, ma ovviamente immagino che tutti quanti, insomma, sono in grado di fare il tiramisù. Allora, dunque, una cosa molto importante che volevo dirvi. Allora, per quanto riguarda ovviamente la crema, vi rimanderò sempre il link del mio pandoro farcito, ma come tutti quanti sappiamo è molto facile prepararla. Ho evitato anche questa volta di rifare sempre gli stessi passaggi perché non volevo essere troppo ripetitiva. Comunque posso dirvi che ci occorrono 3 uova, 500 g di mascarpone, 6 cucchiai di zucchero e cannella. Allora, come potete vedere dalla crema, io ho utilizzato 6 cucchiai colmi di cannella. Ovviamente questo va a gusto, scusatemi, io ho abbondato perché a me e al mio ragazzo ci piace molto la cannella e quindi, diciamo, la utilizzo in parecchie ricette che, insomma, che faccio. E ovviamente, insomma, i passaggi, ecco, sono quelli classici: montare gli albumi a neve con un pizzico di sale, e le uova con lo zucchero, poi aggiungere il mascarpone, amalgamare sempre, poi ovviamente gli albumi a neve, mi raccomando, sempre dal basso verso l'alto, e otteniamo questa bellissima crema. Allora, qui ho utilizzato 3 confezioni di pavesini, quelle piccoline, ovviamente comprando un formato grande. Poi qui abbiamo il caffè, che è da 3 tazze, se non ricordo male. Ho aggiunto 2 cucchiai di zucchero e poi ci ho messo un goccino di latte per macchiarlo. Qui abbiamo il cacao amaro in polvere, però zuccherato. Scusatemi, e invece qui ho il mio piattino dove andrò a preparare questo tiramisù, e questo cucchiaio fatto così l'ho realizzato appoggiandolo su questo piattino e poi spolverandolo ovviamente con il passino lo zucchero sopra, e gli ho voluto dare questo tocco per renderlo un pochino più elegante e più carino. E l'ultima cosa, non perché meno importante, pezzettini di cannella che io poi andrò praticamente a decorare alla fine del mio tiramisù. Ovviamente io lo farò per 2 persone, quindi farò massimo 3 strati. In teoria dovrebbero bastarmi i pavesini, nel caso, insomma, aggiungerò un altro pacchetto. Ovviamente voi poi regolatevi con le dosi e niente. Volevo comunque ringraziare tutti quanti per i bellissimi commenti che mi lasciate. Io sono veramente contenta e, insomma, anche se ancora non mi mostro, lo farò piano piano, perché diciamo che è un po' una sfida contro me stessa questa cosa, e sicuramente vi posso dire che sono anche rinata, perché ho avuto un periodo un pochino buio nella mia vita e queste mie passioni, diciamo, che le ho accantonate per parecchio tempo, e diciamo che sto un po' rifiorendo come se fosse una seconda primavera per me. Comunque avremo modo di poter chiacchierare, e prestissimo vi farò vedere un nuovo video su come realizzare le rose di pasta di zucchero. Quindi, se vi fa piacere, condividete, lasciatemi un like e spero sempre comunque di migliorare giorno dopo giorno, e niente, ci vediamo comunque per i passaggi della ricetta. A dopo, ciao!